Un nuovo appuntamento con le nostre breaking news. Cominciamo con la situazione del contagio a scuola, dove si sono registrati nuovi positivi e soprattutto per due scuole del comune di Arezzo, la Don Milani a San Leo e l'asilo nido di Via Cesti. È scattata anche la chiusura, alcune sezioni potranno riprendere l'attività già da lunedì prossimo, altre dovranno attendere fino a lunedì 3 maggio, quindi una situazione di focolaio che ha dato come conseguenza proprio la chiusura decisa dal comune. Sono in una scuola 12 i bambini positivi e si attendono appunto gli esami per quanto riguarda casi di sospetta variante. Fanno esplodere il bancomat portando via 25.000 euro e lasciando le banconote lungo la strada. Un colpo nella notte al Monte dei Paschi di Siena a Cesa. Sul fatto stanno indagando i carabinieri e ci sono molti punti che potrebbero collimare con la banda che aveva fatto esplodere alcuni altri bancomat in Val di Chiana negli scorsi mesi. Ancora la cronaca, avevano in auto un grosso quantitativo di rame, per la precisione 130 kg, sono stati fermati dai carabinieri e denunciati, è accaduto a Castiglionfibocchi. È tutto per questa edizione delle nostre ultime notizie, rimanete sempre collegati con l'informazione di Teletruria, oltre che in TV anche attraverso i nostri social.